una conferenza dell'EGAS per parlare del cambiamento climatico. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Siamo qui col presidente Albieri, sindaco di Calangianus e presidente appunto dell'EGAS, l'ente che sovrintende il sistema idrico integrato della Sardegna. Presidente, com'è la situazione nelle nostre dighe? Ma diciamo che la situazione delle nostre dighe negli ultimi anni è migliorata. Diciamo che il tempo è stato abbastanza clemente rispetto a una situazione drammatica in cui versa il nord Sardegna, è migliore. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo intensificare tutta una serie di azioni che stiamo tra l'altro già attuando, volte a contrastare la dispersione idrica. Perché questa è importante a quanto pare nei comuni della Sardegna? Beh, assolutamente. In Sardegna, secondo anche gli ultimi dati, il 50% dell'acqua viene dispersa nelle condotte, quindi stiamo facendo un grande lavoro, un lavoro importante proprio per contrastare questo fenomeno. Gli interventi sono tanti, gli investimenti sono tanti, bisogna accelerare appunto nell'attuazione di queste iniziative che tra l'altro sono in corso. Se riusciamo a ridurre drasticamente le perdite, abbiamo fatto già un grande lavoro. Ecco, il PNRR in questo caso può essere d'aiuto? Sì, assolutamente, lo è, una grande opportunità. Noi abbiamo a maggio partecipato a un bando che ha portato nelle nostre casse 50 milioni di euro. I progetti sono già in corso di approvazione, altri sono stati approvati e stanno partendo già i primi appalti. Dobbiamo correre perché, come voi sapete, il PNRR impone, diciamo, un cronoprogramma veloce.